Continua il calo dei nuovi contagi da coronavirus in Italia, 744 nelle ultime 24 ore, secondo la Protezione Civile, e i ricoveri nelle terapie intensive scendono per la prima volta dall'inizio dell'epidemia sotto quota 1000. Siamo a 999,28 in meno rispetto a domenica. I pazienti guariti dal Covid-19 sono fino ad oggi 106.587, con un incremento di 1.401. Scende anche il numero dei malati, 82.488, cioè 836 in meno rispetto a domenica. Sono circa 270.000 le imprese del commercio e dei servizi che rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare subito e con una riapertura piena ad ottobre. È la stima dell'ufficio studi Confcommercio sulle imprese del terziario. I settori più colpiti sarebbero ambulanti, negozi di abbigliamento, alberghi, bar e ristoranti e imprese legate alle attività di intrattenimento e cura della persona. Quasi 10.000 infermieri in più, fino a 8 ogni 50.000 abitanti, con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre, è una delle misure per la sanità contenute nella bozza del decreto rilancio. L'obiettivo è la creazione dell'infermiere di famiglia o di comunità e di 3.500 posti di terapia intensiva strutturali, oltre al rafforzamento della sorveglianza anche nelle RSA. Nel 2021 ASL e SSN potranno assumere gli infermieri a tempo indeterminato. La conferenza delle regioni, presieduta da Stefano Bonaccini, ha stabilito di posticipare i saldi estivi al 1 agosto. La decisione nasce da una sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell'emergenza coronavirus e dalle conseguenti misure. Bonaccini ha quindi invitato i governatori ad applicare la direttiva in modo omogeneo sul territorio.